Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ci troviamo di nuovo su Expeditions Conquistador, dove abbiamo una battaglia in corso. Cavolo. Cavolo. Contro spagnoli e indigeni insieme. E dobbiamo fuggire fortissimo, ma fuggire vuol dire oltre di loro, e loro sono 3, 6, 9. Cavolo, che brutta storia. Se noi invece ci asserragliassimo qua dietro. Ah, un po' di barricate e un po' di triboli ce li abbiamo. Trappoliere, guerriero, trappoliere, trappoliere, guerriero. Cacciatore tenente. Sergente dottore, veterano guerriero, sergente soldato. Dove possiamo mettere le barricate? Solo qua. Non so se ha qualche senso asserragliarci qua. Secondo me ci staneranno malissimo. Cioè ci prendono comunque da dietro, non lo so, dobbiamo correre fortissimo, ma possiamo correre fortissimo. Non sono bravo in queste di fuga. Potevamo non prendere delle lanterne, ma qualcos'altro. E niente, raga, pronti a correre. Avanziamo compatti però, se non altro. Ho qualcuno a tiro, vediamo. Sono lontanissimi. Precisione 5%, non ha alcun senso, però è 0%. Però possiamo provarci, se ci va bene sblocchiamo l'achievement. Niente. No, niente. Perché il dottore corre così forte? Quanto corre? Ci vengono tutti addosso, qua ci bloccano prima del... Però se possiamo fermarli su una fila da tre qua, sarebbe ottimo. Niente. Sono andati oltre. Forse sono più di 9. 3, 3, 6 e... no, 3 no. Oh, speravo di riuscire a bloccarli qua, invece no, ho sbagliato, avrei dovuto forse correre prima. Allora, speriamo sul dottore intanto che l'ha esposto. Come ho fatto a mancarlo? Ok. Non ci arrivo.
Mareu, non ho niente a distanza con questo uomo. Posso metterlo qua per dare attacco di opportunità loro, ma qui dopo ce ne ho tre addosso. Fermiamolo qua e facciamo una difesa perfetta. Tu stai qua dietro. Tu stai qua. Tu stai qua. Tu stai qua. Non è per niente una bella situazione. Come movimento tattico? Aia. Cavolo! Mi hai fatto pure il critico. Ma mi è mancato da due passi. Urge un medico. Niente, visto che è morto quello. Mi sa di sì. È ancora in piedi, non so come, gli hanno fatto di tutto e di più. Tu puoi andare là. Mi sa che ci muori però per farlo, eh. E se lo picchi anche quest'altro? No. Tira giù il medico almeno. Ok. Aspetta, facciamo che tu fai così. No, tu puoi... No, non puoi zopparlo. Però... Sto cercando di pensare a qualcosa da fare. Lui ha sparato, lui altro no. Questo è visibile. Andiamo su di lui. No, copertura totale. Andiamo su questo. Ok. Fai che... No, bloccato, porca miseria. Speravo di tirarlo giù, invece mi stirano giù anche il medico qua, mi sa, sai? Lo stordisco no, quanto ha di resistenza? 33. Dovrei tirarlo giù. Ok. Lui è messo molto male però. Se faccio difesa perfetta, questi mi fanno un danno incredibile. Lui ha sparato, lui ha sparato, lui si è mosso. Ciò che si muove. Dove si muove? Qua. E tu muoviti qua. Almeno se provano ad attaccare lui si prendono gli attacchi d'opportunità. Mancato. Meglio. Ah, cavolo, è andato giù il medico. E
E siamo in due in meno. Ma con quest'altro non lo tiriamo comunque giù. Prova a andare. Aspetta, facciamo così, dai. E ci vogliono tutti qua. O save scamming o si salva solo lui. Sacrificati. Non so se l'altro, col fatto che ha già fatto un tiro d'opportunità, non può farlo o cosa. Niente. Pintato è andato. Ma perché io in queste battaglie penso sempre a salvare, cioè a tirare giù tutti, e invece no. Se è da fuggire, è da fuggire, fine. Abbiamo perso tanto di quell'equipaggiamento che ho. 7. Vittoriosi, siamo scappati. Tutti i tuoi membri controllate le condizioni vostre dei nemici. Tutti gli aggressori sono già morti e agonizzanti. Purtroppo entrambi gli spagnoli appartengono al primo gruppo. Ah, c'è dato due di equipaggiamento. Esaminando i loro oggetti è chiaro che si trattava di due sottoposti di Felipe Gutierrez, anche se è impossibile determinare da quale parte stessero quando in quella compagnia, apparentemente, scoppiò una lotta intestina. Aggiungi le loro armi e i loro gioielli alle tue scorte e prosegui. Obiettivo iniziato, che sorte di Gutierrez? Perché c'ho questo nero? C'ho questo rosso? Segui il fiume sud-ovest per raggiungere il deposito utilizzato dalla compagnia di Gutierrez. E dov'è questo indicatore? Non c'è. Scusa, ti ho detto.
Perché non la mette? Questo sì. Ma questo no. Boh. Vabbè, niente, siamo messi male. Allora, l'equipaggiamento lo togliamo da Isabella e da Alvarado. E lo diamo a quelli che lo hanno perso. Allora, tu ne hai perso due. Lui no. Allora, quelli che sono quelli malati. Questo. Uno qua e due qua. E Quintero. Uno e uno. Ok. E siamo a posto. Il resto lo diamo ai Rovenes di nuovo. Ok. Adesso a camparci sarà un bel casino. Allora, come... Ah, là c'è il tesoro di GTRS. Però di qua non si passa, mi sa. Oh sì. E invece sì. Seguendo il fiume. Un maialino. Non riusciamo a prenderlo. Dobbiamo accamparci, ci sarà un sacco di gente che ha bisogno di essere curato, quindi dovremo recuperare un sacco di medicina. No, tu vai a cacciare perché siamo messi molto male. E abbiamo anche poche razioni, mi sa. Ah no, in realtà no. Quindi chi è che è qua che deve... ma lui non può fare niente. Aspetta, lui 35% rischio di peggioramento, quindi no. Lui è messo molto male e in più ho bisogno di lui perché è medico. Allora, i cacciatori? No, tu sei a posto. Mi fai che conservare. Invece il mio... Lui niente. Ah, tutti e due quelli che volevo utilizzare. Niente, allora tu fai che riparare l'equipaggiamento rotto. Ho ottenuto 10 razioni, 7 unità di carne, 2 pezzi di equipaggiamento grazie a Nakaona. Velasquez sta meglio e Echeverria sta meglio, ok. E su quei 2 di equipaggiamento lo diamo a Iruenes. Però nessuno dei due è guarito, stanno solo un po' meglio, ma guariti non sono ancora guariti. C'è un cairn qua sopra? Da questa parte? Sì, sì. No, tipo qua. Sì, proprio lassù. Che forse è l'ultimo delle pianure a sto punto. Allora, razioni. Diamo una di carne a tutti. Che carne ce n'è? Poi, quelli stanno male, ancora male. Qui speriamo che non peggiori. Dov'è cacciare? E lui non può fare niente. Quegli altri due diamo 2 razioni in più. Tu prendi le 2, tu prendi le 2. Abbiamo un morale bassissimo. Ah, Zaragas si è salito di morale, ottimo. 10 razioni, 8 di carne. Migliorato, migliorato, abbiamo perso un po' di medicina. Dovremmo fare altra medicina. Tra l'altro qua mettiamo... ecco questo piuttosto che i triboli, perché poteva tornarci utile il cannone forse in questa situazione. Ok. Ah, mappa di pianura l'abbiamo finito. Consolida la mappa di pianura quando ti accampi, ok. Forse non adesso, visto che siamo messi malino.
Due di olio, buono. Ah, ok. Allora, non c'è ancora nessuno dei tre guariti, no? No. Lieve trauma, niente. Allora, uno di carne a tutti. E ora abbiamo più carne, praticamente. Però reazioni ne abbiamo un po' almeno. Tu vai a cacciare. Tu non fai niente. E va bene. Cavolo, ci ha rubato delle medicine. Ok, Velasquez è completamente ripreso. Abbiamo ottenuto 9 di carne. Da che parte è questo cavolo di accappa? Ah, ok, è proprio qua. Non so se ci conviene però andare a bighellonare qua con metà della gente ancora messa male. Allora, accampiamoci. Ah, lui sta bene, ottimo. Ah, possiamo andare a pescare, allora. Dov'è il mio cacciatore? Tu vai a pescare. Ah, tu. Ok. Tu caccia, allora, a sto punto. No, fai erborista, visto che abbiamo consumato una vagonata di medicine. Razioni di carne per tutti. Allora, abbiamo ottenuto solo 3 di carne. E non è pesca niente. E Eceveria si è rimesso completamente, ottimo. Allora, andiamo a prendere sto tesoro qua sopra. Qui direi che magari ci accampiamo prima di andare a fare quell'evento là. Torniamo là sotto. No, qua. Vai, ci accampiamo qua. Per curarci ancora. Allora, chi è che sta male? Ancora lui. Allora, Echeverria sta bene. È il nostro di guardia. Ok. Ne ho segnato tutti una razione. Ha segnato tutti uno di carne. Ah, ma abbiamo solo 3 di carne. Mareo. Allora, caccia. Questo è il nostro pescatore. E via così. 4 unità di carne e non abbiamo trovato niente. Però chi intero si è ripreso. Ok. Quindi stanno tutti bene adesso. Sì. Ah, abbiamo 300 di esperienza. Facciamo salire qualcuno di livello. Non so se vale la pena però. A questo punto mi sa che conviene aspettare e far salire qualcuno di quelli che teniamo poi in combattimento. Sì. Però direi che per questo episodio è tutto. Si sta facendo tardi. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo al prossimo episodio. Buona giornata.